Non è cambiato un... Ok, siamo live adesso, siamo live adesso. Buongiorno aspiranti fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium, questa mega enorme enciclopedia online in cui ogni giorno mettiamo un tassello nuovo. E oggi sono, non so, felice, onorato, ma poi mi sento a casa, insomma, era da tantissimo che non vedo l'ora di questo momento, perché alla mia sinistra c'è il mio amico e collega e mentore anche in qualche caso, Roberto Panciatici, buongiorno. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Io non so, mi aspettavo bene, mi aspettavo un cambio di interfaccia, non so perché è rimasto tutto uguale. Ok, no, molto bene, sto molto bene, al caldo, bene per come si può star bene in questa situazione, ma sto bene, ecco. Bene, sono molto contento. Tra l'altro, lo dico agli aspiranti fotografi che probabilmente non lo sanno, ma in realtà questa è la seconda nostra intervista. Esatto. E tu saresti stato il primo di Convivium quando ancora era un embrione, perché quando venni a Berlino ti intervistai per un'ora, una cosa del genere. Si parlò parecchio, sì. Sì, solo che purtroppo... Però era venuto male l'audio, no? Esatto, sì, è venuto malissimo l'audio, poi ti ricordi che andò via la luce a un certo punto, c'è cioè un delirio. Sì. E allora... Peraltro sei stato il primo ospite dello studio a Berlino, perché avevo paura di spoilerare la vista nuova, che quindi non metterla nel canale, ma di fare lo spoiler nel tuo, poi invece non è successo, perché vabbè, è andato tutto male. No, però sono molto contento di averti qui, perché... io ti conosco anche personalmente e sono grato di questo. Quei giorni a Berlino sono stati bellissimi e conosco la tua storia, però, e credo che sia di grande insegnamento per tanti, insomma, volevo avere la possibilità di poterla condividere con tanti altri ragazzi, poi magari, magari scopro cose che non sapevo di te e quindi piacere di averti. Anche allora, io a volte scopro cose che non so di me. Meraviglioso. Allora, anzitutto direi di partire dalla fine. Oggi Roberto Panciatici cosa fa nella vita? Raccontaci. Bella domanda. Allora, vabbè, di base faccio il fotografo di, si dice in italiano, di cerimonia, giusto? E ritrattista, perché se no, vivendo anche all'estero, ovviamente ho la testa tarata su alcuni termini inglesi, che però sembro un milanese di quelli proprio esatto, che mischiano le parole. E quindi no, vabbè, faccio il principalmente, diciamo, la mia occupazione principale è quella di fare fotografo di matrimonio e ritrattista. Okay. Sono due cose che specifico entrambe per il semplice fatto che il modo anche in cui faccio la declinazione della fotografia di matrimonio è estremamente orientata verso il ritratto, diciamo così, e mi capita molto spesso di fare viaggi che sono esclusivamente rivolti appunto a questa finalità, quindi proprio al fatto di ritrarre e non tanto di raccontare canonicamente una giornata. E questo ovviamente dà al mio lavoro un certo tipo di declinazione, che è la cosa che poi mi ha portato probabilmente anche a fare l'intervento allo IED a Milano, proprio per rimanere lì in tema, dove probabilmente il tipo di fotografia che faccio è più orientata verso è un po' meno quella pubblica, diciamo, quindi quella che faccio vedere è un po' meno orientata al racconto di una giornata, cosa che comunque faccio, però rimane per i miei clienti, e invece lascio... l'aspetto un po' più interpretativo, diciamo, fuori a vederlo. Infatti, se una persona va sul mio Instagram o va a vedere delle cose che faccio, non tutti capiscono che se faccio o non faccio wedding, ma a parte questo. Quindi faccio questo, ma faccio anche un bel po' di altre cose. Nel corso degli anni ho differenziato molto quello che è un po' il mio... Ho allargato il cerchio, ecco, diciamo, e c'è sempre più o meno la fotografia, c'è sempre anche la fotografia, però ci sono i riflessi del mio mondo fotografico, che sono non solo appunto l'aspetto meramente clicchico, diciamo, click, ma anche tutto l'aspetto che è legato al mondo del viaggio, perché ovviamente lavorando in tante diverse nazioni e facendolo da anni, mi sono in qualche modo, a un certo punto mi sono accorto, per il discorso che facevo prima, che alle volte uno scopre delle cose di sé, dice, cazzo, ma cioè,
io nella vita sostanzialmente viaggio dalla mattina alla sera, e quindi anche questa cosa potrebbe diventare un nuovo elemento di interesse lavorativo, proprio interesse quindi lavorativo, e quindi la roba si è un po' allargata a quello, oltre poi a, vabbè, alle conferenze, workshop, alle prodotti digitali, cose simili. Quindi l'ultima e cosa che ci tengo ovviamente anche questa avventura su YouTube, che è stata una delle per chi non lo sa, per chi non mi conosce, anche io ho un canale qua vicino, qui accanto, e è stata una delle cose che io ho pensato probabilmente più a lungo nel corso della mia vita, perché quando io feci il primo lavoro all'estero era tipo, non mi ricordo, era tipo un tot di anni fa, ma era a Creta, ok? E io in quell'occasione, ma si sta parlando di, non lo so, 6 anni fa, più o meno, ora mi viene in mente, io con le date, con il tempo faccio schifo veramente, però facciamo 6 anni fa, e io dissi, minchia, voglio fare dei video dove faccio vedere i viaggi che fo, perché questo è il primo, ma non sarà l'ultimo, ma... Infatti ho tanto materiale nel corso degli anni, però io non riuscivo a vedermi in video, non riuscivo a parlare, non ero naturale, e quindi tutti i tentativi sono finiti come un buco nell'acqua. Quindi 6 anni più o meno ci ho messo, facciamo 5 dai, 5 me ne abbono uno, ci ho messo 5 anni ad approcciare questa cosa, che in realtà oggi è una bella avventura, ecco. Bellissimo. Di questo voglio parlare approfonditamente, però lo facciamo dopo. Prima voglio partire dall'inizio, quindi siamo partiti dalla fine e raccontato quello che fai adesso. Io conosco un po' la tua storia ed è super affascinante, e peraltro quello che ho notato di te ancora prima che ti conoscessi è che tantissimi manifestavano nei tuoi confronti un'ammirazione e un affetto. Un po' l'ammirazione oltre per il fotografo che sei, per le qualità, insomma, fotografiche che hai, ma proprio anche per lo stile di vita, l'approccio che hai alla fotografia. Quando uno si dice, ah sì, io viaggio con la fotografia, uno dice, sì, vabbè, farà due viaggi l'anno. Quando io ti ho conosciuto, cioè, ti scrivevo il lunedì e il venerdì ti scrivevo e ero da un'altra parte. Poi ci sentivamo il martedì dopo e ero da un'altra parte ancora. Cioè, io sono andato qui a Carano per Tusella, sono tornato indietro, nel frattempo lui è cambiato 8 nazioni, ma com'è possibile? Infatti... cioè l'anno scorso io ho preso 84 voli, che rende un po' più l'idea, 84 voli, sì, e è buffa questa cosa perché, cioè, allora, io non me ne rendo conto ovviamente, però io dico sempre che c'è un po' questa smania tipo di andare a lavorare fuori, no? E io dico sempre, guardate ragazzi, che se tu mi stessi antipatico, ok, cioè io ti regalerei la mia vita una settimana o due, che sarebbe proprio la fine, perché ovviamente ci sono delle dinamiche che sono complicate, diciamo, da gestire. Quando sei solo sono più facili. Poi, per esempio, io che sono stato tanti anni solo, poi ora ho una relazione importante nella mia vita che sta durando da anni e che si spera durerà più a lungo possibile fino a che non saremo vecchini, e ovviamente questa è stata una cosa difficile da gestire. È stata difficile per il semplice fatto che chiaramente nel momento in cui io dico sempre, per far capire che lavoro faccio, che dico sempre che faccio il camionista. Ecco, perché se una persona, perché ed è molto importante questa cosa, perché se te dici, ah sa, faccio il fotografo, vado in giro per il mondo, sembra che uno se la mena, no? Invece è depotenziante in qualche modo di quello che è il reale impegno fisico. Perché nel momento in cui io alle volte sono stato, cioè tutto l'anno scorso, io non ho mai dormito un mese a fila nel mio letto, tutto l'anno, capito? Quindi, non è che lo dico per, ovviamente per lamentarmi, io sono un fan sfegatato del mio modo di vivere, però non è una cosa che viene gratis, ecco, ogni cosa ha il suo prezzo, è bene sempre ricordarci che specie vivere di fotografia solitamente richiede un prezzo molto alto. Certo, ma tra l'altro io so che poi tu hai iniziato, perché uno pensa, wow, questo stile di vita l'avrà fatto, non so, perché a 18 anni ha iniziato con la fotografia, solo dopo 20 anni di fotografia, di lavori forzati, è riuscito a ottenere il suo risultato. Ma non è esattamente così. No, non è così. Com'è andata in realtà? Allora, io ho iniziato tardi perché sono stato
voglio dire, stavo per dire schiavo del sistema, ma non sono mai stato schiavo del sistema, però sono stato molto spesso schiavo di me stesso. E questa è una cosa che capita a tantissime persone, perché se c'è una cosa che io devo dire sinceramente, che io non ero in contatto con i miei desideri, perché ho fatto tutta una vita che è durata, e dico proprio una vita perché è un modo di vivere che purtroppo non mi appartiene più, che è durata 11 anni, quindi sono stato 11 anni a lavorare in azienda, diciamo così, ok? E quell'aspetto della mia vita che ho iniziato a odiare, ho amato per tanto tempo, infatti io vivevo a Milano peraltro, ci ho vissuto un anno e mezzo, e questo aspetto di questa vita, a un certo punto quando ho iniziato a odiarla, perché in qualche modo la vita mi ha messo davanti con delle cose che sono drammatiche, mi ha fatto capire che questo giochino, appunto, che noi chiamiamo vita, prima o poi finisce, e quindi sono stato forzatamente messo in relazione con quelli che erano i miei desideri più bassi. E per desideri più bassi intendo proprio la domanda basilare, veramente quella di minima sindacale, che le persone dovrebbero farsi della vita, ovvero se sei o non sei felice. E io avevo tante cose intorno a me, ma non avevo non avevo niente di mio, ero in qualche modo, non so come dire, rispondevo a un modello sociale e familiare, ovviamente, questo non per scaricare la colpa sui miei genitori, che hanno ovviamente cercato di fare il massimo possibile per me, ma mi hanno dato quelli che erano i loro modelli di vita, no? Quindi vai, studi, poi dopo ti trovi il lavoro, poi ti trovi la famiglia e vai avanti così fino a che poi, non lo so, cioè, non ti decompone da qualche parte. E in tutto questo percorso mancavo io, non c'ero io. E quindi quando sostanzialmente io ho capito che questa ruota andava in qualche modo spezzata, ho mandato per aria tutto, quindi ho mandato per aria, all'epoca avevo una relazione in corso, quindi è saltata la relazione, è saltato il mio lavoro, sono saltati i miei modelli di vita, e ho iniziato per la prima volta a guardarmi dentro e soprattutto probabilmente anche a responsabilizzarmi. È stato un cambiamento che è stato forte, è stato impegnativo e non è stato gratis. Come tutti i cambiamenti forti e impegnativi. Esatto, esatto. Questo però a che età? Cioè, mettiamo noi la linea temporale. La linea temporale per me è sempre complessa, però diciamo, stiamo parlando nella fine dei miei anni 20. Quindi sul trapasso dei 30 anni. Okay? Ok. Quindi a 30 anni decidi di lasciare tutto e buttarti con la fotografia? Io in realtà non volevo fotografare, io in realtà volevo scrivere. Ok. Quindi non c'entrava neanche niente sostanzialmente, però sono quelle... Peraltro la prima persona in vita mia che mi ha detto che io potevo vivere di questo è una persona con cui hai parlato anche nel canale, che è Monica Silva, che peraltro è qua a Berlino... Sì. Dal figlio a un qualche tiro di schioppo da qualche parte qui sotto, sì, sotto sì. Lo stesso cielo, come mi ha scritto lei l'altro giorno. Meraviglioso. E quindi, sì, lei è una forza della natura. Lei fu la prima persona che mi disse: guarda, Rob, te puoi vivere di questo. Io ero veramente estremamente insicuro, non solo della mia espressione, ma ero una persona che non riusciva, o meglio, non era mai riuscita, salvo pochissime persone della mia vita, a esprimere il proprio mondo intimo. E oggi invece è una cosa che non è che mi riesca bene, però è molto più a presa diretta, riesco molto di più a tirare fuori, avere un accesso a quello che è il mio mondo emotivo, che la considero al giorno d'oggi la mia più grande ricchezza, e tutto questo aspetto che c'è dentro di me, che alle volte per qualche ragione ovviamente
lo tengo un po' protetto dal mondo, no? Perché ognuno di noi poi ovviamente ha le proprie maschere, le proprie armature, i propri modi per difendersi, ma ho imparato e sto tuttora imparando piano piano a esploderlo sempre di più e imparare a veicolarlo con non tanto con la penna e quindi con l'espressione, ma proprio attraverso le immagini, è stato uno dei più grandi click che ho avuto nella vita. E quindi questa è stata veramente una cosa forte a livello espressivo. Ecco, questa è stata proprio una cosa che mi ha cambiato sotto tanti tipi di livello. Ok, quindi il Roberto a cavallo tra i 20-30 a un certo punto capisce che non è quella la strada che deve fare, è affascinato dall'idea di scrivere, lascia quello. No, io in realtà avevo sempre scritto perché proprio ero un mondo inesploso. Ok, perché era un mondo in implosione, anzi. Tu avevi il blog prima? Il blog è stato la prima, ora il mio blog adesso non esiste più perché ora esiste justrob.it esattamente come il mio account Instagram, però quando io iniziai a capire che il mio mondo emotivo aveva un valore, ok? Io iniziai a sostanzialmente il click che c'è stato nella mia vita è stato perché mentre eravamo al mare, io ricevo una telefonata dove un amico mio mi dice che un ragazzo del nostro gruppo, quindi un amico con cui andavamo fuori sostanzialmente tutti i giorni, quindi praticamente sempre, uno del gruppo si era buttato dalla finestra e si era tolto la vita. E quello fu il momento in cui io capii che questa cosa finiva, no? Era la cosa che dicevo prima, anche se l'avevo lasciata molto sul vago. E nel momento in cui capisci, non perché ti muore il nonno di 150 anni o perché lo senti in televisione, capisci che c'è che la vita finisce davvero, perché è qualcosa che può avvenire veramente intorno a te a ogni tipo di livello. Quello per me è stato un momento in cui qualcosa dentro di me si è svegliato e mi ha detto molto chiaramente questa voce: Rob, io voglio vivere. Cioè, non basta con tutta questa menata. E io avevo un'enorme paura di quello che era il mio mondo emotivo. Ho dovuto affrontare delle sfide molto grandi, che sono sfide, se vogliamo, oggi io ti direi che sono cose normali, no? Ma considera che all'epoca ero una persona vittima anche dei miei stessi pregiudizi sociali. Per esempio, io avevo il terrore che questa emotività che sentivo dentro potesse significare in qualche modo, magari, che ne so, che ero omosessuale o cose proprio anche veramente di superficialità sociale, che erano parte di me. E quindi l'ho dovuto affrontare non tanto nel sociale, ma verso me stesso. E a un certo punto io ho detto, non mi interessa, perché qualsiasi cosa io ho dentro, io la voglio vedere. Qualsiasi cosa ho dentro merita di essere sentita, merita di essere tirata fuori e tirata in superficie. E quindi fare questo processo è stato complesso, è stato anche molto doloroso. Ma quando capii che questa cosa io avevo necessariamente il bisogno di condividerla, allora aprii quello che era all'epoca robertopanciatici.it, ovvero il blog di cui parlavi te. E attraverso questo blog io poi ho conosciuto delle persone che sono tuttora fra i migliori amici che ho nella vita, quindi persone che mi seguono da tempo, e sostanzialmente l'unica cosa che all'epoca io ho iniziato a fare con questo blog è stata dire: signori, io sono qua e ho paura. E dire che avevo paura e il percorso che stavo affrontando, cioè veramente iniziò ad attrarre un numero di persone molto grande. E poi questo blog dopo è stato un po' la radice dell'albero, e questo albero ora è robertopanciatici.com, ovvero è il mio sito internet con cui ormai lavoro da un bel po' di anni. E a un certo punto, siccome è un po' il problema della vita, no? Nel momento in cui lotti tanto per creare qualcosa, per tirarla fuori, quando questa cosa cresce, in qualche modo si porta via tutto. E quindi che cosa succede? Succede che è diventato sempre più complicato per me trovare un mondo intimo silenzioso, un mondo intimo
senza troppo rumore, dove io potevo scrivere, dove potevo fare delle cose, e quindi l'attività proprio, fra virgolette, letteraria è sempre andata più scemando. E questa cosa mi ha portato a dimenticarmi proprio di questo blog. Poi l'ho ripreso negli anni, ora è tanto che non pubblico là, però ogni, quando mi viene la voglia di mettere delle cose, poi ogni tanto ce le metto. Quindi è tuttora un sito vivo, ma non aggiornato. Però sì, il cuore di questa cosa fu il blog. E, fu proprio, e poi su questo blog io iniziai timidamente anche a mettere un po' le prime fotografie, legandole a quelli che erano poi i miei stati d'animo, le mie... Peraltro c'è anche su questo punto qua una roba veramente grande, perché quando io ho iniziato a fotografare e a condividere, anzi, il mio modo di fotografare era un modo esclusivamente istintivo, non avevo nessun tipo di paradigma, non avevo, avevo una fotografia veramente molto di pancia, proprio perché ero meno influenzato, perché non conoscevo nessuno, no, in questo ambiente. E quando ho iniziato a conoscere la gente intorno a me, il mio linguaggio è cambiato, in peggio, ovviamente, è cambiato in peggio. E io ci ho messo letteralmente anni a togliermi di dosso tutte le strutture che avevo fatto mie, semplicemente perché volevo in qualche modo essere accettato all'interno di un contesto fotografico. È stato un dolore incredibile, è stato complesso, perché, e questa è una cosa che veramente dico sempre a tutti, bisogna stare attenti alle cose che ci mettiamo addosso, proprio in termini di vediamo qualcosa che ci piace e iniziamo a rifarla, no? Perché ovviamente, dice, magari funziona per lui, funziona anche per me, mi piace il mood, ma quando noi iniziamo a prendere input dall'esterno e questa roba inizia a filtrare dentro la nostra pelle, inizia a filtrare dentro la nostra espressione, noi la pubblichiamo fuori, quindi le persone iniziano a riconoscerci in un certo modo, poi più questa cosa diventa assodata, più diventa difficile cambiare dopo. E dentro di me a un certo punto mi sono ritrovato nel mondo fotografico esattamente come quando andavo a lavoro in banca, cioè ero nella stessa gabbia, anzi peggio, perché... Cazzo, ho detto, ho lottato tanto per esprimere me stesso e ora non lo sto più, non lo sto facendo, perché sto corrispondendo all'immaginazione di altri. E quindi ritogliermi dei pezzi è stato piuttosto faticoso e importante. Ci sono riuscito alla fine, però poi si sono create delle problematiche terze, che questo, che doveva essere il mio anno in qualche modo sabbatico, purtroppo è diventato un anno sabbatico per tutti, avrei voluto riflettere su determinate cose a livello espressivo e decidere, forse per la prima volta, cosa avrei fatto da grande. Interessante. Tra l'altro mi hai acceso mille lampadine, non so quale scegliere. Parto dalla prima che mi sei acceso. Vai. Allora, la prima è stata... Se parlo troppo, dimmelo. No, è che mi stai accendendo mille lampadine e vorrei proseguire mille discorsi, però inizio dal primo per andare col filologico, se non mi vai. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata che quando parlavi di scrittura, essendo stato con te qualche giorno a Berlino, ma poi insomma conoscendoti e seguendoti, tu sei una delle pochissime persone che conosco che ha un diario, però nel vero senso della parola, cioè nel senso che tu hai qualcosa con te nel quale scrivi, a volte anche solo delle riflessioni, una frase, un sogno, un obiettivo, così, no? Però, non so, la differenza che ho visto in te è che è proprio qualcosa di emotivamente coinvolto il tuo scriverne in quel diario, capito? E quindi appena mi hai detto la scrittura ho pensato, sì, ok, non stai scrivendo più lì, però... quella cosa della scrittura ti è rimasta dentro, no? Deve uscire. No, è parte della mia vita, assolutamente. Cioè, fra gli elementi base del mio percorso c'è anche il mio taccuino, che è una cosa vissuta. Ti faccio un esempio. Sta lì ora e lui è perennemente con me. Questo... A parte, è veramente sempre più distrutto, poverino. È perennemente con me e dentro questa cosa c'è... c'è
ci sono tante piccole riflessioni e mi piace perché io non so che cosa diventerà questa cosa, però se mai magari un giorno avrò un figlio, se lui leggesse in un momento di, non so, di nostalgia tutte le cose che io ho scritto, perché te considera, ora lo vedi così, a fine anno sono tutti così, perché io dentro poi metto biglietti, metto le foglie, raccolgo i fazzoletti, cioè metto dentro una serie di roba, no? E per me l'espressione in generale è qualcosa che è un desiderio feroce, non so come spiegarlo, è un desiderio feroce proprio. Sono dei momenti in cui anche proprio all'interno della coppia, se io non riesco a trovare il momento per esprimere le mie cose, quindi di calare in qualche modo il mio mondo, divento tipo impazzisco. È una cosa che sento molto, molto viscerale. E ti dirò di più, c'è stata una volta che questa cosa l'avevo quasi persa, per qualche ragione non sentivo più, non che non sentivo più in generale, però non sentivo più come sentivo un tempo. E questa cosa mi fece una paura incredibile, perché io sono una persona che mi piace sentire la vita, mi piace proprio sentire, cioè emotivamente, e lì iniziai un libro che peraltro consiglio a tutti, è un percorso più che un libro, che si chiama La Via dell'Artista, che probabilmente tanti conoscono, che però è difficilissimo da finire, perché è un impegno enorme. E con quel libro, La Via dell'Artista, io ho scritto per mesi, ora non voglio spoilerare gli esercizi che dice il libro, no, infatti no. Però io ho scritto per mesi, quindi ho quaderni e quaderni e quaderni di roba proprio buttata. E la cosa incredibile è stata che, cazzo, io avevo paura, ho detto minchia, non riesco più a scrivere, e poi un giorno mi sono girato e avevo scritto tipo 10 quaderni. Ho detto, cazzo, ma quelli l'ho scritti io. Allora ho detto, ok, ho iniziato a scrivere. Cioè, sono i paradossi della vita. Ah no, assolutamente. E, quindi, riprendendo da quando tu hai lasciato il lavoro, sì. Mi piace capire come hai affrontato il discorso fotografia, come ti sei messo in gioco, proprio nel pratico, all'atto pratico, no? In che senso? Dici quando proprio ho cambiato? Ho iniziato a fare sostanzialmente l'assistente a un fotografo che si chiama Valerio Paterni, di Torrita, quindi nel circondario di Siena, e sostanzialmente lavoravo per lui. Ok. Molto semplicemente. Ok, e quando poi hai capito che quella cosa sarebbe stata il tuo lavoro full time? No, l'avevo già capito. Subito? Allora, il problema, guarda, cioè un discorso questo peraltro che ho affrontato anche di recente, perché con una persona che peraltro hai invitato anche te, che non so se è stato il primo, Federico Cutugli, comunque ho affrontato di recente proprio con lui, perché io non so dirti quando ho capito che avrei fatto il fotografo, ma il momento più chiave è quando l'ho accettato, che è successo dopo, perché c'è stato un momento in cui probabilmente anche complice quello che è un po' il pensiero generale di un certo tipo di fotografia, di corrente fotografica in Italia, ovvero il fatto del fatto che fare matrimonio è un po' una roba vista un po', non mi piace il termine di quello che si usa sempre, di serie B, mi vengono altre sfumature nella testa, ora non riesco a tradurle in parole, però diciamo un po' meno elitaria, va bene, mettiamola così. Anzi no, probabilmente zero in Italia, e questa cosa mi dava, in qualche modo, mi faceva paura, non perché mi faceva paura e mi creava proprio delle resistenze quando le persone mi dicevano, ma te che cosa fai nella vita? E avevo paura a rispondere, no? E quindi il fatto che io avessi paura a rispondere significava che io avevo paura di definirmi. E finché io non mi fossi definito all'interno della mia testa, io ero socialmente indefinibile. Anche se avessi fatto il fotografo per 90 anni,
non sarei stato comunque definito. E quindi mi definii nel momento in cui accettai, o probabilmente capii, qual era all'interno di questo contesto fotografico il tipo di espressione che io volevo avere. Peraltro il mio lavoro oggi mi rende estremamente fiero. Ogni volta che trovo, anche che siamo fuori con amici e quant'altro, gente che magari che mi fa, che mi chiede del lavoro fai, io semplicemente dico, vai, faccio il fotografo. Ah, dice che fotografi, faccio matrimoni, faccio ritratti un po' in giro, e finisce lì. E per me però non è che lo dico per, cioè, lo dico fiero del fatto che questa, non voglio dire professione, è una professione assolutamente, però il fatto del il dubbio sulla professione non è tanto la fotografia, è proprio il fatto di dire faccio fotografo di matrimonio, perché, cioè, nel senso, ho fotografato tante cose, ho fotografato cantanti, ho fotografato sportivi, ho avuto il grande, io dico culo perché per questa cosa ci vuole solo culo, di poter incontrare il mio mito di sempre che è Valentino Rossi grazie al mio lavoro. Quindi, cioè, sono delle piccole grandi soddisfazioni che però non sono legate al mondo del wedding business, no? Certo. Quindi è per quello che dico, quindi il lavoro, l'ingresso della fotografia nella mia vita è stato probabilmente una delle cose migliori che ho trovato nella vita a oggi. Non so se questa cosa sarà una roba ever, però c'è una cosa che voglio che mi appartenga fino alla fine, e questa cosa è l'espressione. Non okay. So se necessariamente fotografica, però l'espressione. Io voglio, è una delle cose che aiuta a sentire la vita, almeno come la vivo io, e io voglio sentire la vita. Bellissimo. Da subito hai fatto fotografia di matrimonio, quindi? Oppure prima hai fatto qualcosa? No. La prima cosa che ho iniziato è stata ritrattistica. Infatti okay. Monica l'ho incontrata in questo senso qui. E lei, ma è una persona che, anche ora non mi ricordo l'ultima volta che me l'ha detto, ma lei mi ha detto, una di quelle che dice, te fai matrimoni perché tipo sei ancora legato al discorso dei soldi, no? E quindi stai ancora lavorando in banca, se me la mette quasi dura. E non escludo che lei abbia ragione, probabilmente anche io sto maturando con i miei tempi, cioè, nel senso, non siamo tutti fortunati, io non sono mai stato fra questi, da capire subito qual era il percorso che volevo fare. Io ho sempre avuto l'idea che sarei in qualche modo arrivato tardi, non so come spiegarlo. Io, anche quando ero alle superiori, avevo dentro di me un certo tipo di convinzione che la mia età dell'oro sarebbe stata da adulto. Okay. Io ancora, per esempio, non mi sento adulto, quindi mi do ancora qualche anno per poter evolvere, maturare, però vedremo che cosa succederà. In questo momento, se c'è una cosa che ho imparato durante questo percorso all'interno della fotografia, è stato probabilmente guardare le mie paure e iniziare a capire come fare un passo oltre queste paure, essendo perfettamente cosciente che per tutte le cose c'è un prezzo, ma io quel prezzo sono disposto a pagarlo. Quindi questa è stata la vera grande chiave di volta. E ho semplicemente riportato un certo tipo di, voglio usare questa parola, che è intensità, all'interno anche nel mio lavoro nel wedding business. Quindi non amo il discorso dei modelli, le cose vanno fatte così, le cose vanno fatte così, le cose vanno fatte come si sentono. Se io sono in linea con quello che sento, quindi resto in linea con i miei sentimenti, la cosa è giusta. Ovviamente si sta parlando di buoni sentimenti, no? Perché non è che se io sono in linea con il pensiero di distruggere il mondo, la cosa è giusta. Certo, chiaro. Cioè, stiamo parlando di cose buone, quindi io, cioè, semplicemente seguo quello che sento. Ecco, ma guarda, una delle cose che si, come dire,
torna spesso nelle interviste, soprattutto a quei fotografi che in qualche modo hanno trovato la loro direzione, e sono tutti quelli che a un certo punto si sono fermati ad ascoltarsi e si sono centrati su quelle che erano i propri richiami in qualche modo, no? Il proprio sentire, e ci si sono poi buttati a capofitto, e tu sicuramente sei una di queste. E quando tu hai fatto, cioè mentre tu eri a lavorare come assistente per ritratti, com'è stato il tuo ingresso nel mondo dei matrimoni, quando poi hai deciso di lasciare lì per metterti in proprio? Allora, aspettiamo un attimo perché forse è andata via un attimo la connessione. Sì, ora ci sono. Ok. Ora ci sono. Mi sentivi o non mi sentivi più? No, mi sono fermato a quando tu... Fine. Ok, cioè, okay, fine. Tranquillo. No, dicevo, quando tu hai... cioè, stavi lavorando come assistente, quando c'è stato il momento in cui hai deciso che avresti... iniziato a lavorare in proprio, e soprattutto in proprio nel mondo della fotografia di matrimonio, come è stato questo incontro? È stata da una delle cose che maggiormente avvengono nella vita, ovvero una discussione, una differenza di vedute. Perché è stata una grande fortuna, perché le opinioni, chiamiamole così, mie e di Valerio, che era la persona con cui ti aiutavo all'epoca, iniziavano a separarsi, a dividersi, no? Proprio divergevano parecchio. Io avevo un'idea molto, cioè, che per me era, cioè, io la affermavo senza arroganza, cioè proprio arroganza zero, credimi, semplicemente dicevo, io voglio fotografare le persone in giro per il mondo, cioè io voglio rivedere tutto quello che mi sono perso, cioè semplicemente stando dentro la scrivania dalla mattina alla sera. Poi ero uno di quelli che lavorava dalle 8 alle 8, cioè nel senso ci davo dentro, non è che stavo a girarmi i pollici. E la risposta che c'era dall'altra parte era: no, Roberto, non lo puoi fare perché, cioè, magari ora fai tipo 10-15 anni di gavetta, poi se ne parla. Cazzo, ho detto, io ho aspettato tutta la vita, devo aspettare altra metà, cioè non esiste. Anche perché avevi già 30 anni comunque. Cioè, dentro di me questa cosa iniziò a farmi capire che se volevo rischiare, lo dovevo fare da solo. Perché, attenzione, se Valerio mi avesse detto sì, lo faremo, io sarei stato fottuto, perché sarei rimasto tutto il tempo con lui. Cioè non avrei mai sviluppato la capacità di fare un passo oltre le paure che avevo, quindi non avrei mai accettato di crescere, perché mi sarei in qualche modo rifugiato un po' sotto la sua gonna, diciamo così, no? E quindi sarei stato bello al riparo da tutto, perché certo, lui comunque era un frontman, cioè era una persona che teneva banco nella zona dove stava, lo conoscevano tutti, era una persona piacente, cioè, quindi era proprio, era l'albero perfetto per stare serenamente all'ombra in quel contesto là. E nel momento in cui invece io volevo altro, questa divergenza ha fatto sì che io tornassi un po' in contatto con quella piccola vocina che mi diceva: oh, cioè, che cazzo, cioè, se hai sbaraccato tutto per stare qua, cazzo, potevi rimanere là, no? E quindi questa cosa si è naturalmente evoluta, ecco, perché poi c'è una cosa che è fondamentale, ovvero noi abbiamo tutte le risposte, ognuno di noi ce le ha le risposte, cioè l'unica difficoltà è riuscire a ritagliarsi lo spazio e il tempo per poter ascoltare se stessi, perché dentro di noi sappiamo che cosa è giusto e cosa è sbagliato per noi, ma è molto difficile entrare in contatto con quella parte di noi, non solo senza averne paura, perché, cioè, voglio dire, per fare un esempio, senza andare a prendere il mondo della fotografia, ma prendere proprio una cosa alla portata di tutti, ci sono persone che vorrebbero interrompere delle relazioni, e che però queste relazioni la vorrebbero interrompere da 20 anni, cioè non dal giorno prima, e quindi continuano a rimanere dentro dei contesti pur
sapendo a un qualche livello della vita che questa cosa andrebbe cambiata, ma cambiare qualcosa appunto mette in gioco questa parola che è meravigliosa e spaventosa al tempo stesso, che appunto è cambiamento. E quindi nel momento in cui noi dobbiamo cambiare, bisogna iniziare a prendere le nostre responsabilità, mettersele sulle spalle, accettare che abbiamo fallito, riscrivere un progetto da zero, immaginare noi stessi in una nuova... C'è tutto un discorso dietro che ovviamente non è semplice, e quindi se una persona si ascolta, le risposte le trova, ecco. E quindi io, in questa ennesima situazione dove non ero felice, semplicemente dissi: ok, bisogna andare avanti. E ovviamente non è stato né privo di discussioni, né privo di dolore, né privo, cioè, come tutte le separazioni. Chiaro. Quello che mi sembra che tu abbia in qualche modo, cioè, esci da una gabbia, no? Per entrare in una gabbia, non so, di platino. Poi esci da quella di platino e entri in quella d'oro. Poi esci quella d'oro e, cioè, ogni volta ci rientri finché, non so, a un certo punto troverai... Il tuo spazio creativo, no? Il tuo spazio, insomma, in cui stare e dici: ok, sono arrivato dove dovevo arrivare. Però è una continua ricerca in qualche modo, no? Sempre è così, è così. Ma non, cioè, ti faccio un esempio. Io negli ultimi anni ho avuto, cioè, letteralmente la fortuna di, e sono estremamente grato per questo, sostanzialmente, di lavorare, non voglio dire in tutto il mondo, ma comunque ho lavorato dal Giappone all'America, quindi ho lavorato in tanti posti. La cosa di cui sono più fiero è la collaborazione che ho avviato l'anno scorso, cioè la mia azienda, per trasformarmi un po' nell'aspetto più business side, ok, la mia azienda è diventata partnership, ha creato una partnership aziendale con delle associazioni non governative. Quindi non stiamo parlando di beneficenza, stiamo proprio parlando di partnership aziendale. Quindi la beneficenza di solito la fai alla fine, no? Dici: ok, quanto abbiamo guadagnato? Diamo un po' di roba in beneficenza. Qui stiamo parlando del primo dell'anno, dove diciamo a tavolino: ok, ci mettiamo qua, scriviamo i progetti per questa associazione non governativa, sono a budget della mia azienda, quindi li pagherò io. E quindi è totalmente esattamente all'opposto. E l'anno scorso, per la prima volta da quando faccio questo lavoro, ho avuto la sensazione che il fotografare, cioè le foto che io facevo, fossero per la prima volta veramente utili a qualcuno. Perché quello che ho fatto l'anno scorso è riuscito anche a pagare gli arti artificiali per i bambini che hanno subito delle mutilazioni per la guerra in Siria. E questa cosa è stata per la prima volta, ho capito, minchia, cioè questa cosa che sto facendo io è reale, cioè ha un senso per qualcuno, cioè non sono qui solo a menarmela che io voglio fare la roba, cioè sto creando il valore. E questa cosa ha cambiato, se vogliamo, ancora una volta, e nella maniera più grande da quando sostanzialmente sono stato messo al mondo, quelli che sono i paradigmi della mia vita. Cioè, io ero sempre legato a un concetto che quello che dovevo fare era diventare felice, e invece dall'anno scorso io ho capito che sopra la felicità c'è qualcos'altro, ovvero c'è avere uno scopo, avere un obiettivo. Quindi cercare un significato. Quindi dall'anno scorso, per la prima volta, la fotografia che ho iniziato a fare, che faccio, ha trovato un significato e non ce l'aveva mai avuto. Ha un significato per qualcuno che non fossi io o che non fosse la mia committenza, ovviamente, no? Proprio un significato più alto, esterno a noi. E quindi quello che voglio fare adesso è prosperare. Cioè, quindi prosperare vuol dire crescere, vuol dire capire qual è il nuovo livello a cui ho voglia di coniugare il lavoro che faccio, e ho voglia di, probabilmente, di allargare anche quello che sto facendo, quindi includere delle persone nuove, proprio, quindi prendere gente, per potermi dedicare sempre più a questa cosa. E questo probabilmente, cioè questo piccolo click
dentro la testa, che uno dice, ah minchia, che fai, prima cercavi la felicità come il film e ora hai uno scopo. Però alle volte le parole hanno potere, quindi quando cambi una parola dentro il cervello cambia il mondo. E questo momento ha un'intensità enorme, enorme, cioè per la mia vita, ok? E quindi questa cosa sta cambiando molto i paradigmi, quindi ancora una volta si ridisegnano quelli che sono un po', non solo gli schemi, ma anche gli obiettivi. Cambiano i traguardi, cambiano tante cose, quindi questo è molto, è estremamente importante per me, ecco, è una cosa che guardo con grandissimo interesse. Ecco, altra cosa che ho sempre notato di te, da quando ti conosco, è che tu hai sempre ben chiara la direzione, in qualche modo, e quando non ce l'hai chiara, soffri e allora ti fermi nella ricerca di trovare una direzione, un obiettivo ben chiaro definito, no? Quindi hai, da una parte, come dire, l'abilità del sognatore, di immaginare, però dall'altra quella dell'imprenditore di concretizzare, mettere a piano, capire, strutturare. Cioè, non è facile, no, abbinare queste due cose. Allora, devo ringraziare tanto il background aziendale che ho, che mi ha dato una direzione, cioè... ci sono delle cose di cui io non parlo, di cui sostanzialmente non ho mai parlato, ma neanche ai workshop piccoli, cioè non sono una persona che solitamente parla di business, okay? Non, cioè solitamente non lo faccio, ma ci sono tante cose di quelle che ho fatto all'interno della nostra piccola nicchia, chiamiamola così, che hanno una grande consapevolezza, cioè proprio sul piano di muoversi a livello proprio, non voglio dire strategico, ma a livello proprio della meccanica del lavoro, okay? Quindi non solo di perdersi nelle visioni, nella roba, ma cioè, anche nella sostanza, proprio per il semplice fatto che credo che anche le migliori intenzioni, va bene, non bastano a ottenere risultati, serve anche la conoscenza delle cose e quindi gli ingranaggi vanno saputi non solo attivare, ma vanno saputi oliare, vanno saputi mantenere, vanno saputi evolvere, cioè bisogna lavorare anche su quell'aspetto là. E fortunatamente, certo, proprio sì, il background che c'è stato in azienda mi ha dato proprio mi ha dato una struttura che altrimenti io non avrei avuto. Non avrei avuto. E è chiaro che se oggi io guardo me, dico minchia, ci sono stati degli anni in cui dovevo spingere di più, ma mi sono un attimino fermato troppo, va bene, capita a tutti. No, certo, però ancora una volta torna ed è incredibile quanto ci siano delle cose, io rimango affascinato, no? Perché persone completamente diverse, con background completamente diversi, con obiettivi completamente diversi, però c'è un fil rouge che collega e uno di questi è quanto comunque la vita precedente, diciamo, che sembra, come dire, tempo perso, sembra che in qualche modo abbiamo sprecato del tempo, in realtà alla fine poi scopriamo essere stata una risorsa in più che non ci aspettavamo fosse, ma che poi alla fine è benzina sul fuoco in un certo caso, no? Perché ok essere romantici, ok dirsi che bello, sì, vorrei viaggiare in tutto il mondo e fare il fotografo, però dall'altra parte poi bisogna anche strutturare un piano per farlo, perché non è che le cose poi, esatto, accadono semplicemente perché le desideri, cioè poi devi fare una serie devi di cose, fare azione. No? Devi fare molta azione. E poi tu, ecco, un'altra roba di te è che tu sei sempre on. Non lo so, se, cioè, dal mio punto di vista sono pochissimo on, dal punto di vista esterno, dal punto di vista esterno posso essere sempre on, ma in realtà dal mio punto di vista ovviamente non sono sempre on, purtroppo, ma io direi vorrei essere sempre on dal mio punto di vista. Chiaro. Ok, quindi a un certo punto tu hai fatto... Allora, ti faccio questa domanda perché è qui da un po' e voglio fartela perché credo che sia interessante visto che hai parlato di viaggi. Allora, Dyle Maselli chiede intanto un saluto. Ciao Dyle. Tra l'altro tu lo conosci, no? Sì. Ma da cosa dipende questa cosa dei tanti viaggi? Fai un tipo di fotografia che richiede di cambiare nazione, ma sono committenti diversi, sei famoso in tutto il mondo, come funziona? No, allora, io viaggio perché i miei clienti sono in varie nazioni. Cioè, quando ho detto che ho lavorato dal Giappone all'America, è perché quando sono andato in Giappone, negli ultimi 2 anni sono stato
negli ultimi 3 anni sono stato 4 volte in Giappone, 1 volta in Cina, 2 volte a Hong Kong, per farti capire di quell'area là, che è quella che ho citato prima. Ma non è che sono andato là perché c'ho da fare niente. Sono andato là per fare le foto. Poi da lì vai, che ne so, in Grecia, che vado a fare le foto in Grecia, in Francia, cioè, via dicendo. Quindi mi faccio tanti viaggi perché la committenza mi richiede di andare in quei posti là. Ok, e non solo di matrimoni? Né più né meno. No, non solo di matrimoni, per quello che ho detto, per esempio, delle volte in cui sono stato, 2 volte in cui sono stato in Giappone, erano esclusivamente per ritratti. Ok, perfetto. Quindi è per quello che ci sono i viaggi, ecco, non è che... Ti ho fatto questa domanda perché comunque poi in chat c'era qualcuno che si chiedeva questa cosa, ma anche perché effettivamente pensavo a chi non ti conosce da fuori, dici ok, ma questo come fa 84 viaggi in un anno, no? Cioè, perché? E allora te l'ho fatta per, insomma, sottolineare questa cosa. No, è giusto, ma è, diciamo, è la committenza che guida. Oh, chiaro. E quando tu poi ti sei buttato nel mondo dei matrimoni, come sei riuscito a trovare te stesso in un mondo in cui comunque, soprattutto ai tempi, presumo, c'era molta uniformità di stile, di genere, di modo? Tu come sei riuscito a creare una sorta di icona, se vuoi, comunque stile che ti caratterizzasse? Allora, è sempre questa cosa che a me fa sempre sorridere, perché si parla sempre di trovare se stessi, no? Però se ci pensi, noi siamo nati con noi stessi, quindi certo. Cioè, in teoria il trovare se stessi dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo. E questa cosa che mi hai detto te ora è legata a quella cosa che stavo dicendo prima, cioè quello che noi facciamo andando avanti è perdere se stessi, ok? Perché è quella cosa che dicevo, stiamo attenti quando noi prendiamo dall'esterno, no? Perché ogni volta che noi prendiamo dall'esterno, ci sono delle cose che prendiamo che sono funzionali alla nostra espressione per evolverla, e ci sono delle cose che invece noi prendiamo dall'esterno che sono semplicemente funzionali a smarrire noi stessi. Infatti, quando ti ho detto che io ero a Londra e fotografavo con la mia Lubitel, quindi la macchina a pozzetto con la biottica, io non conoscevo nessuno nel mondo della fotografia. Cioè non conoscevo nessun collega, nessuno delle tante persone che conosco ora, non ne conoscevo nessuno. Fotografi famosi, quelli che conoscono tutti, no? Quindi, che ne so, McCurry, cioè nel senso, non è che si andava a nomi particolari o a roba. E quindi la mia espressione era pura. Perché era pura? Era pura semplicemente perché non era contaminata da niente e soprattutto non rispondeva a nessuna aspettativa. Perché dov'è che noi cambiamo? Noi iniziamo a cambiare quando vogliamo in qualche modo corrispondere, ok, a un certo tipo di estetica che è in un determinato tipo di ambiente. Quando io ho iniziato ad avere come ispirazione un modello fotografico che era assolutamente oltreoceano, cioè in Italia la corrente predominante era assolutamente quella, e poi sostanzialmente è rimasta quella un po' della fotografia reportagistica, ok? Senza entrare nella diatriba di questo termine utilizzato a questo tipo di contesto. Quindi, e a me non piaceva, cioè, a me proprio non piaceva. Inoltre, non solo non mi piaceva, ma anche io avevo sentito un po' che venivo in qualche modo tirato dentro quella cosa, perché cazzo, volevo lavorare, no? Volevo fare. E quindi mi scelsi semplicemente dei modelli che erano più inclini a quello che era la mia estetica, estetica teorica, ok, cioè proprio teorica, e cercai semplicemente di imparare. Quella cosa mi fece da un punto di vista molto male, perché io iniziai a fotografare, te l'ho detto, in un modo che cioè, non c'entrava proprio un cazzo con quello che facevo io all'inizio, però da questa forzatura, da cui poi fortunatamente sono riuscito a liberarmi negli anni, ho imparato una cosa fondamentale che prima non avevo, ovvero la struttura. Ho imparato quindi ho imparato la struttura, ok? E quindi questa cosa, il fatto di imparare la struttura e di poter fotografare tanto, questa cosa mi ha dato un aspetto che per me è fondamentale, ovvero la riproducibilità. Cioè io so fare le mie foto
perché no, intanto non vendo mai nulla nei miei highlights, quindi non è che io mi vendo sempre nella media del mio lavoro, quindi le foto che io pubblico non sono anche ai miei clienti quando mi contattano non è che gli mando il mio best of the best of the best of the best, per il semplice fatto che questa cosa nel mio caso sarebbe anche screditante. Io mi condivido e mi presento con la media del mio lavoro, per il semplice fatto che semplicemente io fotografo così. E quindi nel momento in cui questa cosa è cresciuta nel tempo, cioè non è che è dovuta diventare in qualche modo il mio stile, è semplicemente in questo modo, cioè è semplicemente così. Ma se c'è un elemento che ha sloppo dentro la mia testa, è stato Gastel, che proprio è stato game changer totale per il mio percorso, perché nel racconto di quella che era la sua, diciamo, fase iniziale, lui a un certo punto disse che, cazzo, io mi facevo schifo, tutto quello che facevo non mi piaceva, tutta questa roba, e a un certo punto io capii che dovevo definirmi con una sola parola. E questa parola, nel suo caso, era eleganza. E quindi dopo, quello che lui ha fatto è stato sempre e solo quello di fotografare l'eleganza. E siccome io non riuscivo a definirmi con una sola parola, mi sono definito con più parole. Quindi tutta la mia produzione fotografica avviene su tre livelli, solo ed esclusivamente su tre livelli, okay? Che sono intimità, dinamica ed estetica. Io, qualsiasi sia la cosa, io fotografo l'intimità, cerco la dinamica e l'estetica. Alle volte dico sempre che faccio foto intime e estetiche, alle volte sono intime e dinamiche, una foto ogni X anni è intima, dinamica e estetica. E al momento non sono pronto a rimuovere nessuna di queste parole. Quindi il mio stile è semplicemente fotografare la stessa cosa in soggetti diversi. Quindi se io fotografassi te, cercherei sul piano più superficiale quello estetico, però se riuscissi ad andare più in profondità fino ad arrivare all'aspetto più intimo. That's it. Ok, tra l'altro mi ricordo quando mi ha fatto quel servizio, insomma, quello shooting così, ma... quando abbiamo giocato con lui, sì. Praticamente, lo spiego per chi non lo sapesse, perché è super interessante e fa capire molto di te. Praticamente sono andato a Berlino ed ero ospite in Couchsurfing da questa coppia di ragazzi meravigliosa. E allora, loro erano appassionati di fotografia, gli ho raccontato un po', insomma, che ero fotografo, cosa ero venuto a fare, e poi visto che ci saremmo incontrati io e Roberto, ho detto, guardate, visto che vi piace così tanto la fotografia, magari ci troviamo e ci troviamo tutti insieme, no? Ah, bellissimo, bellissimo, ok. E poi Roberto a un certo punto mi dice, guarda, ma ti va, se vuoi, non so, uno di questi giorni, che tanto siamo tranquilli, le facciamo un servizio a loro, no? E ho detto, wow, fantastico, facciamo anche un video, che tra l'altro è ancora lì e deve essere montato, perché è lunghissimo, ma lo monterò, promesso. E quello che mi ricordo di questa esperienza, cioè ti giuro, me lo ricordo come fosse ieri, che a un certo punto io stavo riprendendo tutto il sistema, no? Mentre tu lavoravi, quindi la scena era questa, tu stavi fotografando loro, io ero lì con la mia Osmo Pocket così che cercavo di riprenderti, no? A un certo punto c'era questa scena, tu fotografi e bla bla bla, ok, bella storia, finisce tutta questa cosa, andiamo avanti, due, tre, poi riguardo le foto, tu mi fai vedere, mi dici, guarda, ho fatto queste, guardo una foto e dico, scusa, ma questa dove l'hai fatta? Presente quando eravamo lì? Ma no, non è vero, cioè non è possibile, cioè ero un metro da te e io quella roba non l'ho vista, e ti giuro, sono rimasto, oltre che affascinato, no, proprio stupito dal fatto che quando tu entri nella bolla, perché poi tu entri in questa bolla, no? Cioè proprio vivi in un mondo tuo e vedi cose tue. Un'altra cosa che mi ricordo pazzesca è che... No, questo è incredibile. Stavamo andando in giro così, no? E a un certo punto c'era un portone. Ma non era un portone, erano, come dire, una sorta di cancello fatto di assi, di legno. Lì, no? Aperto, così. Tu ne stavamo passeggiando e tu dici, aspetta un attimo, aspetta, l'ho trovato. Mi giro e dico... cosa avrà trovato? C'è una rete e un coso di legno. Cosa avrà trovato? Bah, sarà. Praticamente apri questo portone, ok? E la luce entra di taglio e quindi crea delle linee. Metti loro all'interno di questo angolo con tutte queste linee di luce sul viso e fai delle foto
incredibili in un angolo, cioè sperduto nel peggior bar di Caracas, e dico, ma com'è possibile, capito? Com'è possibile? E da qui sono, come dire, sarebbe interessante vederle ora queste foto. Non ce l'ho qua, non ce l'ho qua, però... No, poi... no, lo so, no, per dire in generale. Sì, sì, no, ma farò il video e andrete a vederlo e si scoprirà, perché è stato davvero incredibile. Ma è stata un'esperienza. Guarda, assistere a quella cosa a me ha cambiato, no? Ha aperto un po' le visuali, ha detto, ok, c'è sempre più di quello che sembra esserci e la capacità sta nel coglierlo, no? Non nell'aspettarsi il meglio, ma... perché poi lì era una situazione così, cioè ci siamo ritrovati lì e mi hanno detto scattiamo qui, ma non è che ci hanno detto andiamo in una location bellissima, eravamo lì e l'abbiamo fatto lì, no? Ed è stato pazzesco questo tuo approccio. E quindi ti chiedo, come fai a entrare nella bolla? Questa cosa soprattutto negli ultimi 2 anni, siccome nel momento in cui io spiegavo come facevo le foto, proprio anche durante i workshop, no? E poi c'erano le solite chiacchiere, no? Il solito rumore, e la gente dice, ah, non è vero, è fuffa, quindi ci sono delle cose che non le puoi spiegare, puoi solo far vedere, no? E quindi organizzando poi i workshop ho deciso semplicemente di far vedere come scatto, quindi di far vedere anche la parte quella tipo come hai visto te quando scattavamo, però proprio in una sessione intima. Quindi per far capire, per far vedere direttamente alle persone come fotografo. E perché c'è sempre un fatto anche di intensità, che è la parola che ho usato prima, proprio intensità. Ci sono dei momenti in cui se te un certo tipo di trasporto, un certo tipo di intensità, non la senti dentro, non la puoi poi trasmettere, no? Cioè ti faccio un esempio. Quando io sono stato, l'anno scorso, stato per lavoro un mese in India, ok? E peraltro ancora devo sistemare le foto, non guardare neanche una foto di quelle fatte. A parte il servizio, che ovviamente dovevo consegnare alla coppia di ragazzi che ho fotografato, quello gli ho consegnato. Ma e l'India, tutti dicono, ah, vai in India, le foto fighissime, no? Tutta roba sta... Cioè, per me è stato il posto più difficile della Terra da fotografare. Perché in quel rumore, in quel caos, in quella roba, io non sentivo niente. Non sentivo niente. Non ero in grado di sentire nulla. Non ero rapito, non è che non ero nella bolla. Io ero pum, 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 la gente che ti tira, ti roba. Ero totalmente fuori da un contesto che invece a me mi fa risuonare, che è sentire il mondo, rimanere chiusi, quindi essere in un certo tipo di contesto. E quindi in quei contesti là io come fotografo, utilizzando una sola delle cose che ho detto, massimo due, ovvero l'estetica. E quindi divento freddo anch'io. E quando divento freddo, attivo l'unica cosa che posso attivare, che è questa. E quindi semplicemente ragiono per geometrie. E non è diverso da quella cosa che mai visto fare te con la porta, perché è un ragionamento di geometrie per me quello. Cioè è semplicemente una capacità analitica della mente che te poi fai una volta, due volte, tre volte, 100 volte, 1000 volte, e alla fine te semplicemente la sai fare perché l'hai fatta talmente tante volte che poi la rivedi, perché poi, cioè, siamo seri, al di là del fatto, nei momenti in cui te sblocchi un certo tipo di pensiero, un certo tipo di modo di ragionare, poi più lo fai questo modo di ragionare, più diventa facile. Chiaramente, nel momento in cui poi fotografi tanto, perché la fotografia è un muscolo, okay? Quindi lo devi allenare, lo puoi allenare anche guardando, cioè vedendo il mondo fotograficamente. E quando vado in giro, tipo come abbiamo fatto con te, semplicemente guardo il mondo fotograficamente, cerco di capire delle cose e definisco un fondo e poi mi ci immagino dentro un soggetto. Alle volte funziona, alle volte viene una cagata atomica, però l'importante è provare, perché... E quando uno dice l'importante è provare, può sembrare una cosa ovvia, banale, ma non è così, perché nel mondo di oggi, che noi siamo sostanzialmente una Facebook Instagram generation, no? E quindi Facebook Instagram generation significa copia e incolla generation, no? Perché chiaramente è nel senso,
è proprio un modo, ma non sto parlando di me e te, cioè sto parlando proprio della la media del mondo, è proprio un discorso generalista questo. So che non andrebbero fatti discorsi generalistici, però ogni tanto ci sta. Beh, ma in realtà e, quindi, e quindi descrive il sociale, ecco, mettiamola così, descrive la mente sociale, ok? E quindi in questo Facebook Instagram generation noi ragioniamo solo per highlights. Cioè noi siamo abituati a condividere qua solo le cose migliori della nostra vita, ok? Quindi c'è la foto dove sei, dove vieni meglio, c'è la tua foto più figa che fa il portfolio, c'è sempre il più, è un mondo a superlativo massimo, ma questo non può essere il, la realtà della vita. E il problema del mondo al superlativo massimo, sai qual è? Che noi non siamo più, iniziamo ad aver paura di fallire, iniziamo ad aver paura a non essere più al superlativo massimo. E nel momento in cui noi abbiamo paura di sbagliare, okay, questa cosa, che cosa ci impedisce di crescere, perché crescere vuol dire sbagliare, e più sbagliamo, più accettiamo l'errore, più accettiamo di crescere. Io qua, ci sono state tante volte in cui ho dovuto fare, quando ho fatto il Rural, che è un workshop spagnolo, okay, dove ci sono, se non sbaglio l'anno che l'ho fatto io, c'erano 380 persone, io a un certo punto ero con la mia fucina in una spiaggia e un muro di gente dietro e dovevo fotografare. Cioè, e quindi come fai a fotografare se non accetti di poter fare anche un errore, di poter sbagliare? Parti da una parte e inizi. Quello che noi dobbiamo veramente imparare a fare per crescere è accettare di non essere migliori, accettare di non fare solo le cose super top. Bisogna dare il massimo accettando semplicemente che siamo quello che siamo, né più né meno, ecco, sostanzialmente. Grande. Guarda, io ringrazio tantissimo il canale di YouTube per questo, perché quando faccio video per YouTube spesso mi metto in gioco totalmente, no? E mi piace anche, come dire, sbagliare, provare, sperimentare, fare cose che magari anche sul lavoro è più difficile fare, no? È per questo che sempre di più cerco di avere dei progetti al di fuori del lavoro, perché nel lavoro devi comunque cercare di dare il massimo e, come dire, devi ripetere quegli schemi che in qualche modo hai assimilato. Poi puoi prenderti dello spazio per sperimentare, ci mancherebbe, però ovviamente nell'arco di tempo di una commessa lo spazio che puoi dedicare alla sperimentazione è minimo, no? Invece quando hai un tuo progetto personale o fai qualcosa per il puro divertimento, in quello spazio puoi prenderti tutto il tempo che vuoi e sbagliare è propedeutico in qualche modo, no? Perché ti fa scoprire qualcosa di te nuovo che, insomma, che poi puoi rigiocare al momento giusto. E tu in questo sei bravissimo. Io vedo questa tua voglia di continuare a metterti in gioco, no? Continuare a anche spaziare, come dire, evadere un po' da quello che sei alla ricerca di qualcos'altro. Ed è bellissimo questa tua caratteristica. Ci provo. Cioè, non so se ci riesco, ma ci provo. Infatti. Pete dice, ma da fotografo di matrimonio a fotografo in giro per il mondo, come ci sei arrivato? E questo è un passaggio che effettivamente mi ha saltato, perché siamo rimasti a quando tu, diciamo, hai in qualche modo ricercato il tuo stile e trovato il tuo stile. Poi come hai fatto il salto? Come hai fatto a espandere i tuoi confini oltre confine? Allora, il primo servizio che ho fatto di clienti non italiani era il... Allora, intanto c'è da dire una cosa. Il tipo di fotografia che faccio io nel 2013, per darti un anno, che era l'anno di questo servizio di questi clienti non italiani che ti stavo per raccontare e che ora vi racconto, non piaceva. Cioè, il modo in cui io fotografavo io faceva cagare, totalmente faceva cagare in Italia. Infatti io ho iniziato ad avere i primi clienti italiani, ok, in numero più consistente l'anno scorso, dove io ho fotografato i matrimoni di 13 colleghi, quindi erano matrimoni tutti di colleghi. E questi matrimoni poi li voglio pubblicare tutti, ovviamente, per iniziare a introdurre i clienti italiani. Ma all'epoca la fotografia che facevo io in Italia non piaceva, non era capita, che è proprio zero.
E quindi le prime persone che mi hanno dato fiducia erano persone che venivano qua a sposarsi e che sostanzialmente venivano dall'America. Il 99% era americano. E una di queste coppie che fotografai nel 2013 era, lei è un'organizzatrice di eventi a Los Angeles e lui è un ex quarterback americano. E il culo volle. Io arrivai a questo lavoro, venivo da Venezia, da un workshop, non è proprio un workshop, lo chiamiamolo un workshop con Mauro Pozzer. Che tenni tu o a cui tu assistenti? No, io aiutavo Mauro Pozzer, che era quello che faceva questo workshop, che si chiamava Emotion in Venice. E io tornai, questi giorni intensi, dove ovviamente si dorme poco, eccetera, eccetera, quindi io già sono un ritardatario di mio, poi ho una caratteristica fenomenale, ovvero quella che mi perdo ovunque, e questo lavoro era in culo ai lupi, come si dice in Toscana, disperso in questi posti dove, cioè, non neanche col GPS ci arrivi, e sostanzialmente io mi persi, non riuscivo ad arrivare in questo cazzo di posto, e arrivai mezz'ora in ritardo, quindi spostarono la cerimonia, perché io non c'ero, cioè non ero fisicamente lì. Okay. E quindi arrivai in questo posto, feci questo lavoro poi finì in una rivista di moda americana e finì in una importante rivista russa, e nella copertina di questa rivista misero una foto che avevo fatto e ci scrissero, il titolo era "Questa è la Toscana". Da quella volta lì, con questo evento qua, io ho fotografato sostanzialmente, e sto tuttora fotografando, perché è l'ultima coppia di questo gruppo che loro chiamano la Family, l'ho fotografato l'anno scorso in costiera, e sono un gruppo di persone che lavora nell'entertainment o nel mondo dello sport in America. Poi io l'anno dopo andai a New York e sono stato un mese e qualcosa a New York, e sono andato a dormire nella casa di uno degli amici di questa cosa, che mi hanno dato sostanzialmente poi la casa, e niente, mi hanno presentato una valanga di gente, visto quando c'è il giocattolino, no? Arriva lui dall'Italia, però io ho pagato un pegno, un prezzo grosso, e questo prezzo è stato di non lavorare per tantissimi anni con gli italiani, cioè proprio non mi si filavano neanche di striscio. E quindi fortunatamente, e quindi da lì il passo a lavorare fuori è stato molto semplice, è molto più difficile tornare a lavorare dentro, non so se mi spiego. Certo. Cioè la difficoltà più grande è stata farmi accettare dall'Italia. Infatti quando la gente mi dice, minchia Rob, ma metti te, fai tanti workshop, non hai paura, e poi la gente fotografa, ma magari se la gente fotografasse come me, il linguaggio inizia a spargersi, e fortunatamente prenderebbe breccia, attecchirebbe di più anche nella nostra nazione, anche se io non vivo in Italia, però comunque questo conta poco, ecco. Quindi è stata un'evoluzione naturale, sostanzialmente, che è fatta comunque un po' anche soprattutto di pubblicazioni e quant'altro, e poi ovviamente lavoro. Chiaro. E sapevi già l'inglese? Abbastanza a cavartela o l'hai imparato stava facendo? Allora, io sapevo un po' di inglese, ma nel momento stesso in cui ho iniziato a pensare di licenziarmi, la prima cosa che ho fatto è stato andare due volte alla settimana da una mia amica che vive tuttora a Siena, che è nativa americana, okay, quindi è proprio americana, che però vive a Siena, e io ho detto, io due volte a settimana vengo con te, parliamo e mi devo imparare la lingua. Perché nella mia testa io volevo girare, quindi per me era fondamentale questa cosa, e sostanzialmente ho studiato, molto semplicemente ho studiato. Oggi, stamattina, quindi ho approfondito tutta questa cosa. Stamattina mi è arrivata una mail di promozione per un corso di inglese, e interessantissima, e a un certo punto diceva una cosa bellissima. Diceva, la prima cosa che devi fare è entrare in questo gruppo, se vuoi capire un po' più di inglese, in cui ci saranno insomma dei tips che ti aiuteranno, bla bla bla, ma puoi entrare solo se ci dici il motivo per cui tu vuoi imparare l'inglese, che non può essere il
semplicemente voglio imparare l'inglese, ma ci deve essere un motivo trainante, perché altrimenti non imparerai mai l'inglese. Cioè, se lo vivi come un'imposizione, è difficile impararlo. Se invece tu lo vivi come motivazione per aprirti delle porte a viaggiare nel mondo, per esempio, a conoscere una nuova cultura, a fare un lavoro che ti piace, che ti soddisfa, insomma, se c'è un motivo vero, allora è molto più facile apprenderlo. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere. E poi è ricapitata oggi nella domanda. No, ma è la verità, perché se non c'hai uno scopo, perché poi ci sono tante persone che hanno le capacità, ok, di fare delle cose, però magari non si mettono nella condizione di poterle fare. Cioè, per esempio, la lingua è una di queste, cioè non puoi pensare di... se io non avessi saputo l'inglese, avrei avuto anche un tipo di relazione umana diversa con dei clienti che magari potrebbero offrirti delle cose, o potresti, parlando, agganciare dei topic che ovviamente non fai per il semplice fatto che non ti sai esprimere. E quindi sì, esprimersi fotograficamente è importante, però non dobbiamo mai dimenticarci che nel contesto in cui questa cosa va, nel mondo del lavoro, il mondo del lavoro, quindi se sei un professionista, cambiano un po' i paradigmi dal semplice fotografare perché ti piace fotografare, ok? Certo, lo immagino, anche perché comunque, per esempio, in quel contesto in cui sei andato in America, se tu non avessi avuto la possibilità di, come dire, interfacciarti anche con le altre persone, non avresti stretto i legami che poi ti portano ad oggi a lavorare ancora per loro. E spesso a me piace... Esatto, perché sono passati poi tanti anni veramente e sto ancora... In questa roba. Vai, scusami. No, niente. Che a me piace sempre questa frase, no? Che, come dire, dice più o meno così, dice, l'ho inventata io, però non me la ricordo mai, la storia si scrive nel momento in cui non sai di starla scrivendo, una roba del genere, nel senso che, comunque interessante, no? Quanto poi alcuni eventi tu ti accorgi della loro valenza solo dopo anni, ti accorgi quanto quella extra sforzo si sia ripagato ampiamente negli anni, no? Però mentre sei lì dici, ma chissà se è la scelta giusta, ma chissà se sto facendo davvero quello che andrebbe fatto, ma chissà se questo sforzo verrà in qualche modo ripagato. E quindi è interessantissimo questo, no? Perché immagino quanto per te sia stato importante aver fatto quello sforzo a priori, quando ancora non sapevi nemmeno se saresti davvero partito, ma poi ti è servito per, quando eri sul posto, come dire, interfacciarti e poi aver modo di ripagarti negli anni a venire, no? Bellissimo. Assolutamente. Ma è così, cioè se te non... Perché è fondamentale mettere veramente un perché alla base di quello che è il tuo viaggio, no? Te devi sapere perché fai qualcosa, devi anche sapere dove stai andando, perché è inutile che tu creda, ah, allora devo capire come si fa, allora devo fare questo, devo fare quello, sì, ok, ma se te ti aspetti che sia qualcun altro a dire a te stesso quello che devi fare per raggiungere un obiettivo, bene che ti vada, ma non ti andrà mai bene. Cioè, arriverai dove è arrivata quell'altra persona, no? Perché una persona può parlare solo di quello di cui ha esperienza. Quindi devi iniziare ad ascoltare un po' te stesso o te stessa per poter capire dov'è che inizi a tracciare la tua strada. Perché la cosa fondamentale qua è che non è che si deve arrivare a essere più grandi di qualcun altro. Cioè, non è questo. Non è che noi dobbiamo arrivare a... anche l'idea del successo stessa, no? Non è che devi riempire San Siro, ah, se no sei un coglione. Cioè, io dico sempre che la persona più di successo che io conosco è mia madre, eppure è una persona che ha rinunciato a lavorare per guardare i miei nonni, perché mia nonna era inferma e ha dovuto rinunciare a tante cose, ha fatto sostanzialmente poi la casalinga e per me è una storia di successo mia madre, perché io la guardo, ha la famiglia che vuole, una persona felice, è una persona che è circondata dall'amore che ha cercato di costruire, è una persona che è dentro il suo contesto. Quindi la mia idea di realizzazione della vita non è fotografare un servizio più di te o andare più lontano di lui, è semplicemente rispondere a quelle che sono le voci della mia vita e che mi dicono fai questo, fai quello,
perché è lì che sento che devo andare. Ma, cioè, non, perché noi siamo sempre un po', e questo è sempre un po' figlio nel discorso che ti facevo prima della Instagram, Facebook generation, no? Che, cioè, dobbiamo in qualche modo essere i migliori, dobbiamo sempre essere quelli affermati, dobbiamo, ma è molto importante chiedersi cosa significa per noi, qual è la nostra definizione di affermazione, qual è la nostra definizione di successo, qual è la nostra definizione di voler vivere, perché noi ci scordiamo, e soprattutto questo è un momento storico dove è fondamentale farsi questa domanda, perché anche a me mi avevano raccontato tutta la vita che il mio obiettivo era il posto fisso e poi arrivare fino a, alla veneranda età. Ma quando noi parliamo di vivere è una parola enorme, e dentro questa parola ci sono universi che vanno veramente sondati e vanno capiti e meritano. Noi abbiamo l'obbligo morale verso noi stessi di chiederci dove è la nostra felicità, in che modo si coniuga la nostra vita, perché se noi non lo facciamo, sì, ok, possiamo avere più o meno follower oggi, più o meno, cioè, ma non conta un cazzo, perché di questa cosa noi dovremmo rendere conto a noi stessi a un qualche livello della vita. E quindi è fondamentale definire quali sono gli standard che noi, a cui noi vogliamo aderire. Cioè, io non è che voglio lavorare sempre più là o sempre più là. Io ho voluto lavorare in giro per il mondo, ho desiderato di farlo perché io volevo vedere il mondo, perché io volevo vedere persone che pensavano o sentivano o vedevano cose diverse dalle mie, e io volevo entrare in contatto con queste persone perché non avevo mai visto un cazzo in vita mia. Ero sempre stato in quel di Siena, ok, ridente cittadina toscana di 50.000 anime, basta, ero stato lì. Cioè, io quando venni a vivere a Milano, cazzo, io quando guardai Milano dissi, madonna, cioè io mi ricordo la sensazione della prima volta che uscito dalla metro vidi il Duomo di Milano. Cioè, mi sembravo quello nel Gladiatore, quando li portano a Roma e vede il Colosseo e dici, ma veramente l'uomo può fare questo? Cioè, cazzo, ero proprio un coglione avuto dal nulla. E io avevo desiderio di vedere, ma è il mio desiderio di vedere che mi ha portato là, non è stato il mio desiderio di fare il culo a qualcuno come fotografo o prendere un servizio più lontano di qualcun altro. Anche perché, l'ho detto all'inizio, a qualcuno di quelli che dice, ah, ma vorrei viaggiare là, gli darei una o due settimane della mia vita per fargli capire quanto non è divertente. Cioè, tante cose le puoi sostenere se la tua vita è fatta per sostenerle, altrimenti è inutile che tu prenda un qualcosa quando quel qualcosa veramente non ti riempie, non ti dà niente a livello proprio umano tuo. E per me è fondamentale che questa cosa mi riempia come uomo. Certo, tra l'altro io credo che una delle cose più difficili in assoluto da fare, questo è proprio un mio cruccio incredibile, cioè un mio cruccio, una cosa sulla quale cerco continuamente di ribilanciarmi, è avere la tensione nel raggiungere qualcosa, quindi la voglia, l'obiettivo, la visione di fare il prossimo passo, ma cercare sempre, stare sempre molto attento di non delegare a quel prossimo passo, a quel prossimo obiettivo, a quella prossima meta, la mia felicità. Cioè dire, sarò felice quando raggiungerò quell'obiettivo. Cioè, esatto. Che è incredibilmente difficile riuscire a farle. Esatto. Cose, no? Anche perché poi arrivi lì e dici, è tutto qua. Eh sì, certo. Cioè, qual è, cioè, devi andare sempre, cioè, è veramente importante questa cosa che ha detto, cioè, la credo fermamente anche io. Credo che sia, cioè, questo continuo movimento sia bellissimo, però allo stesso tempo, ecco sì, bisogna imparare a fermarsi a volte e dirsi anche, però qui sono felice di esserci, ecco, cioè, qui gli do una pacca sulla spalla e sono felice di esserci arrivato. Poi adesso pensiamo al prossimo, ma pensiamo anche a essere felici in questo momento. Te lo dico perché, non so, una sensazione che sento mia proprio in questo momento specifico e niente, non so, volevo condividerla. Adesso grazie. Però... No, è vero, anche, cioè, è una cosa importante questa, non è una cosa banale. No, lo so. Poi, vabbè, sarebbe da investigare, ma si va a fondo. E comunque...
Altra cosa di te che mi è piaciuta tantissimo e di cui ti sono grato, e questo te l'ho già detto, è stato quando tu sei approdato su YouTube. Ok? E ti spiego perché ti ringrazio di questo. Perché tu sei stato il primo, penso in Italia, cioè in Italia sicuramente, nel senso, sei stato il primo in Italia come professionista fotografo, quindi già riconosciuto al di fuori dell'ambito di YouTube, a mettersi su YouTube e a portare dei contenuti di valore. Perché io ho sempre sostenuto che alla fine YouTube è un mezzo, come lo sono tantissimi altri mezzi, no? E quindi il mezzo non ha colpa, cioè un coltello puoi usarlo per spalmare il burro o per accoltellare qualcuno, non è colpa del coltello, è colpa di chi lo gestisce. E tu, come dire, te ne sei fregato della possibilità che qualcuno ti additasse come poco professionale nel fare YouTube, no? Perché ancora oggi, se uno dice oggi no, oggi proprio oggi in questo momento storico, no, non è più così, perché tutti mo si stanno buttando su YouTube visto che non hanno possibilità di fare altro, no? Però prima, comunque, se tu facevi YouTube eri visto come quello fa YouTube, e un po' magari ridevano. Invece tu, da professionista, hai detto no, io voglio entrare, portare professionalità con un canale che parli di fotografia, ma non solo. E insomma, in qualche modo hai alzato il livello, e io di questo poi ti sono grato, no? Perché poi hai dovuto, cioè, di conseguenza ho dovuto cercare di alzare anche il mio. Però no, però, visto dal mio punto di vista, ovviamente è tutto diverso, però grazie. Certo. No, no, però dimmi il tuo punto di vista, perché è interessante. No, allora, parafrasando Alex Maioli, parafrasandolo in maniera molto bassa, siccome sono tutti fotografi ho deciso di fare lo youtuber. La citazione originale è: siccome siete tutti fotografi ho deciso di fare l'autore. Okay? La sua era molto più chiara. Sì, sì, però sì. Al di là di questo, no, questa cosa di YouTube, ripeto, è comunicazione per me. A me piace enormemente la comunicazione, mi piace veramente tanto, è il motivo per cui io prima ti dicevo, non so se userò sempre la fotografia per lavorare, attenzione, ma sicuramente quello che posso dirti a oggi è che sicuramente integrerò la comunicazione nel tutto il resto della mia vita. Non so con che mezzi, moduli, questa cosa sarà, come si dice, si esprimerà. Però, per esempio, ora, è un paio d'anni almeno, complice anche questa cosa di YouTube, sto sentendo una fortissima pressione, un fortissimo richiamo verso il mondo del video, feroce. Infatti, per esempio, in questo momento, che per me ha una densità lavorativa, è stato un impegno enorme, perché fare un video alla settimana con i ritmi di vita che ho non è facile per un cazzo, non è facile per nessuno, ovviamente, che fa video, ma è stato un esercizio importante. E anche lì, all'inizio sono partito portando un certo tipo di contenuti, poi ovviamente fai le review e tutte le cose del caso, poi piano piano inizi ad aprire un punto di vista, poi inizi a metterci dentro altre cose, e ci sto sentendo dentro un'evoluzione. E la cosa che più mi è piaciuta, al di là del fatto che comunque il mio canale è giovanissimo, ma ormai siamo alle porte dei 5.000 e sono estremamente contento anche per il tipo di persone che ci sono dentro, perché se guardi il numero di, ora spero che nell'ultimo video non ci sia una polemica in atto in questo momento, perché è un po' un video fuori dalle righe, quindi non, al di là dell'ultimo video ci sono persone che fanno commenti belli, profondi, sono tanti e sento veramente tanta partecipazione. E questa cosa a me piace, perché inizio in qualche modo a sentire che non importa qual è il canale che scelgo di utilizzare, ma comunque un certo tipo di messaggio arriva. Quindi se questa cosa è vera, lentamente dentro la mia testa mi sta dando la forza per poter evolvere dei piccoli passettini che sto facendo, salendo la mia piccola scala dentro la mia mente, no? E questa cosa mi aiuta, quindi YouTube è tutt'altro che stupido, è una cosa che ha un certo tipo di importanza nella mia espressione attuale, e ce l'ha veramente tanta. Certo, nei momenti in cui ero un po' più fermo e potevo stare in studio e quant'altro, mi divertivo anche a fare delle intro che erano più cinematiche e quant'altro, poi alle volte
purtroppo lo sai che diventa complesso se te non hai veramente un piano editoriale su questa cosa qui, e purtroppo io da questo punto di vista alle volte riesco a mettere delle cose in fila, altre volte vado più a braccio, ma io comunque sono un braccista, quindi essendo un braccista improvviso, ecco, e va bene così. Però mi piace molto, è una cosa che non sottovaluto, anzi credo che questa cosa, il fatto di averle, avrei voluto iniziarla prima, ecco, ti dico solo questo, avrei veramente voluto iniziarla molto prima. Ok, ma guarda, è interessante soprattutto in questo momento storico, no? Perché poi sai, adesso tutti arrivano, no? Ovviamente, perché sono a casa, a parte che di questi voglio vedere quanti poi lo faranno una volta che sarà ricominciato. Anche questo c'è. È un grosso impegno, no? È proprio un grosso impegno, però io sono proprio felicissimo quando sei arrivato tu, perché comunque hai portato il professionismo in Italia, sulla piattaforma, anche con contenuti di un certo livello, sia stilistico, quindi sia a livello proprio di immagini molto belle, ma anche di contenuti, che, come dire, ha ribadito questo concetto, come dicevo prima, che semplicemente è lo strumento, quello che fa la differenza è chi lo utilizza e il come lo utilizza. E quindi, bellissimo. Tu, quanto... Grazie. Io non, ovviamente ti ho detto, io mi giudico in tutt'altro modo, però mi fa... cioè, grazie. Oh, prego. Vabbè, sono la verità. Tra l'altro, mi ricordo i primi tempi che mi scrivevi, che ti ricordi quando parlavamo delle... dicevamo, ma come funziona questa roba, questo parametro? Ma non...? E io ti rispondevo, non lo so. E poi mi dicevi, c'è stato un periodo bellissimo. Dovete sapere che io sono... cioè, se Rob è un braccista... io sono un bibraccista, cioè proprio, capito, alle volte... E mi ricordo che a un certo punto, ma questo a dicembre, tipo novembre-dicembre, mi chiesi, tu mi chiedesti, scusami, Michael, ma come si fa bene la SEO su YouTube? Perché mi sa che tu non la stai facendo tanto bene. E io ti ho risposto, che minchia è la SEO? Cioè, capito? Cioè così. E poi no, invece dopo ho imparato e ho cercato di migliorarmi. Ecco. Però quanto... è importante per te, per la tua immagine in toto, YouTube in questo momento, e comunque la presenza online? La presenza online è sempre stata importante, sempre. E è cambiata, è evoluta, e c'è stato un momento in cui, in questo momento YouTube è importante perché nella mia testa è l'unica cosa che resta. Cioè io vedo quello che sto facendo per YouTube o con YouTube, ok? La vedo come l'unica cosa veramente permanente. Cioè, per il discorso stupido che ti ho fatto prima, che se mio figlio domani leggesse tutti i quaderni che ho scritto, lo stesso potrà vedere tutti i video che ho fatto. E uno dice, minchia, ma che gliene frega a tuo figlio se te magari hai parlato, che ne so, di un cellulare? Di quello lì magari non gliene fregherà un cazzo, se non per il feticismo di vedere che coglione magari era il padre. Però magari quando parlo di sentimenti, quando parlo di altre cose, magari quello gli interessa e fa parte dell'uomo che sono io. E questa cosa a me piace veramente tanto. È l'unica cosa che in questo momento vedo che ha un futuro, proprio perché il resta. È un social... anche se poi tecnicamente è un motore di ricerca, ma è un social fatto non sull'impermanenza, ma proprio sulla permanenza delle cose, e quindi questa cosa gli dà una grande longevità. E ma questi infatti, video resteranno, basta. Ma infatti io, ci sono alcuni video, no? Che vabbè, cioè nel senso, quando le rivedo dico, ma forse dovrei rifarsi, avrei potuto farli meglio, avrei potuto, insomma, e ci sta, va bene. Però, per esempio, non so, il viaggio a Berlino, quei video lì... sono belli quelli. Sono bellissimi, perché comunque sono testimoni di un viaggio, ma anche banalmente quelli che ho fatto con mia cugina, mia nonna. Cioè, quelle cose, tra 20 anni, avranno un valore. Esatto. Che enorme. Non è misurabile. Enorme. Non è misurabile, capito? Non è misurabile. E si innesca una cosa bellissima. E poi comunque a livello anche imprenditoriale, perché poi anch'io sono un po' come te, che da una parte diciamo ho il lato, ah che bello in questo mondo di unicorni rosa, vorrò fare tante cose grandi. Poi dall'altra parte però dico, ok, però pane pane, vino al vino, parliamo anche un po' di business. E quindi anche il lato business è molto interessante, perché comunque ti permette di costruirti
un legame con le persone che è fortissimo, no? Perché poi una persona che guarda un video tuo di 10 minuti è come se fosse tuo amico in qualche modo, no? Entri in un certo tipo di relazione che non è il contenuto sterile di YouTube, di Instagram che passi e vai, che lo guardi con un dito nel naso e switchi. Lì è, ti fermi ed è bellissima la relazione che si crea. È molto diversa, è più profonda, infatti c'è le community su YouTube, cioè per esempio avere 10.000 persone in un canale su YouTube è meglio che avere 100.000 follower su Instagram, cioè è proprio diverso proprio il fatto della connessione con la gente. Poi è chiaro che ogni mondo ha i suoi pro, ha i suoi contro, eccetera, eccetera, però come sul livello del personal branding, sul livello del business, su questo lato qua è molto forte questa cosa. Cioè il mio è un canale piccolino, però ha una grande densità di interazioni, per esempio. Infatti ho già avuto modo di collaborare con marchi importanti della fotografia che mi hanno mandato roba e per cui ho fatto delle cose. Cioè, per dire, anche quando per rispondere anche un po' anche legato alla domanda di Dial, quando ho fatto il test della GFX, ok, ero comunque a fare un servizio di ritratto nel Sahara, quindi cioè, riesco da questo punto di vista, mondo permettendo, se ci ripermetterà di viaggiare prima o poi, anche a coniugare delle cose che sì, magari faccio una review, però me la faccio a modo mio, no? Quindi a me questa roba qui mi piace tanto. E comunque mi ho detto, parla di un percorso. YouTube è una grande storia, è una cosa che mi piace tanto. Ovviamente te mi fa ridere perché te mi dici del mio canale, poi chiaramente guardo il tuo, guardo il canale del Tarca, guardo Rosio, non c'è una sega, è normale, no, questa cosa qua. Quindi è così, non è che si può stare a chiacchierare più di tanto su questa cosa, ecco. Però è una piattaforma veramente importante e sono veramente un cazzo di coglione a averla scoperta tardi. Non l'ho scoperta tardi, scusa, ad averla approcciata. No, sono d'accordo anch'io, anch'io peraltro l'ho iniziata troppo tardi, vabbè, ma così. Mario chiede, sentimento, comunicazione e fotografia camminano a braccetto, siete d'accordo? Vorrei che fossero sempre, sono d'accordo, la risposta è sì, vorrei che fossero sempre a braccetto, però purtroppo quando la fotografia diventa lavoro non sempre può esserci anche sentimento. Chiaro. Andrea fa un bellissimo commento, dice, una fotografia ha due valori, uno si esaurisce nell'immediato, il secondo invece lo matura con il passare del tempo ed è il valore più importante. Bellissimo Andrea, è vero. Verissimo. È vero. E a proposito di tempo, cioè ci sono delle foto veramente che è verissima questa cosa, è vera. Guarda, io ho fatto un video che si chiama, è uno dei video a cui sono più affezionato, si chiama Il valore di un ricordo. E me lo ricordo. sì, è vero, ti ho fatto vedere in anteprima, ti ricordi? Me lo ricordo. E insomma, quello è un video che mi è piaciuto molto e parla proprio di questo. E insomma, vabbè. Sì, comunque sono assolutamente d'accordo anch'io. E volevo chiederti invece il futuro, come lo vedi? Ovviamente questa è una situazione incerta e diversa, però so che comunque tu avevi deciso, come dicevi prima, di prenderti un momento di calma, di stacco e di ripartire da te in qualche modo, in modo diverso. Sei ancora di questa linea? Sì, dammi la coniugazione della domanda così ti coniugo la risposta nel modo giusto senza prendere tangenti. Cioè mi parli futuro in generale o futuro con questa situazione o quant'altro? Fammi capire. Allora, in futuro in generale coniugato in questa situazione come... Allora, questa situazione faccio un'enorme parentesi che è brevissima ma è enorme in termini di peso specifico. Ovviamente stiamo parlando dando per scontato che tutto quello che è l'aspetto legato alla salute non entra in questo discorso, ok? Perché è molto facile dire questo è il momento di spingere quando magari sono persone che hanno degli affetti compromessi oppure se stesse sono in una situazione difficile, quindi questa cosa la dico perché è doverosa. Non è che la ometto per superficialità, ne sono totalmente cosciente. Io stesso ho un padre, una madre, uno zio, una zia che sono vecchini, ok?
per i quali ovviamente ho il cuore che freme, quindi questo discorso lo congeliamo e lo mettiamo fuori. Questo è un momento, dal mio punto di vista, che ha fatto capire al mondo una cosa che era già evidente al mondo, ovvero che ci sarebbe stata un'accelerazione, proprio sul, io sto parlando questo sul piano del lavoro, traslata totalmente su quello che è l'online. È una cosa che era già, che è una di quelle cose che prima era sì, ma poi lo farò, sì, 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 ora invece è diventata l'urgenza, è l'urgenza. E questa urgenza cambierà assolutamente tutti i paradigmi di ogni tipo di lavoro, di tutti i lavori, cambieranno tutti i lavori. Alcune cose cambieranno in meglio, altre scompariranno, quindi non possiamo neanche dire che cambieranno in peggio, perché semplicemente scompariranno. Altre saranno da definire, e quindi se io in quest'anno avevo già delle idee su cosa fare, ok, queste idee sul cosa fare sono diventate ok, mi prendo quest'anno e le faccio, e sarò comunque in anticipo su tante cose, invece sono cambiate in devo sbrigarmi, le devo far uscire domani perché siamo già in ritardo, perché sento che questa situazione è stata un'enorme sveglia, proprio una schicchera, non so come si chiama, una botta in testa. Esatto, un bello schiaffo per milioni di persone che si stanno rendendo conto che la realtà intorno dovrà cambiare necessariamente, e che è già cambiata, ok? E quindi tanti dei progetti che avevo si sono ovviamente messi in pausa, come progetti di tutti, ma ci sono tanti altri progetti che invece hanno subito un'accelerazione, appunto. Quindi tutto quello che è la parte del mondo online è necessariamente esploderà, nel senso, eravamo già dentro l'era, in un certo tipo di era, ma è stato ufficialmente, globalmente sancito, per quello che mi riguarda, l'esplosione totale di quello che è l'avvento di internet, proprio traslato anche nei mondi del lavoro, a tutti i tipi di livelli. Certo. E questa cosa ovviamente ha degli aspetti positivi e ha degli aspetti negativi, e dipende tutto dall'angolo in cui la guarderemo. A oggi la verità è che noi non sappiamo cosa sarà domani, come sarà domani e perché sarà domani, quindi la cosa che dobbiamo fare in questo momento, dico non come fotografi, perché ci sono i fotografi quelli veri, che in questo momento stanno raccontando delle cose vere che stanno succedendo già ora nel mondo, e poi ci sono altri che definisco più imprenditori, fra cui metto anche me stesso, ok, che dovranno in questo momento dare prova dell'unica vera grande dote imprenditoriale che serve a tutti, ovvero è l'adattamento, la capacità di cambiare e la capacità di sapersi riscrivere. Io credo personalmente che qualsiasi sia la pagina che scriverò domani, ho fortunatamente un percorso alle spalle che mi dà non solo un qualche tipo di respiro, di poter decidere quindi senza la paura dell'acqua alla gola, ok? Ma il vero bagaglio che mi porto dietro sono i valori su cui ho costruito il mio lavoro. Quindi i perché che mi hanno portato in giro, l'aver capito di cercare la mia felicità al dedicare le cose che faccio a uno scopo che non sia solo, necessariamente solo mio, e quindi in una parola i miei valori, che saranno alla base anche di quello che farò domani. E io sono sicuro che qualsiasi cosa farò domani, anche decidessi di fare il panaio, ok? Quindi di aprire un panificio, lo farei con quei valori là e con la stessa intensità. Quindi è molto importante in questo momento non pensare alla nostra storia in termini di
ma io ho fatto, io ho sempre fatto questo, ho sempre fatto quell'altro, ma pensare alla nostra storia solo nel termine dei valori che abbiamo avuto la possibilità di sviluppare nella vita e di essere pronti, ed è per quello che mi è venuto l'idea di fare il pane, perché chi fa il pane cambia la materia della roba che ha fra le mani, e quindi di saperci rimodellare nella cosa che saremo domani. Questa è la cosa fondamentale dal mio punto di vista, perché la verità è che noi non sapremo cosa succederà domani, e dobbiamo anche sempre ricordarci un'altra cosa, che non solo ovviamente noi non siamo in questo momento tutti nella stessa barca, ma siamo nella stessa tempesta, ok, con capacità e mezzi diversi, ma la verità è che ovviamente in un momento come questo, come si dice, come diceva il mio nonno, in tempo di guerra c'è chi piange e chi vende fazzoletti, no? Quindi bisogna imparare a saper ruotare il nostro punto di vista e a saperci mettere in qualche modo dalla parte giusta. Ecco, quindi questo sostanzialmente in più o meno è quello che ho nella testa. Poi ovviamente le ripercussioni di natura umana, globale, mondiale e quant'altro, cioè, sono certo. Capitoli enormi. Sì, sì, però certo, no, ma era ovviamente la domanda era rivolta, insomma, verso di te, al netto di qualsiasi problema legato alla salute, sì. O insomma, no, ovviamente. Quindi la risposta secca è bisogna tornare darwiniani, ecco. Quindi bisogna ricordarci che la qualità, l'essere che sopravvive è quello che sa adattarsi meglio. Quindi dovremmo saperci adattare in una società che noi stessi abbiamo creato, in un mondo che noi stessi purtroppo abbiamo contribuito a distruggere in una maniera veramente importante. Rob, allora io ti ringrazio perché è stata un'intervista, una testimonianza incredibile. Ora, io avevo già avuto la preview a Berlino, nel senso che avevamo già fatto quell'ora a Berlino, e che era stata pazzesca, però credo che questa si sia superata. Dici? Abbiamo parlato una valanga a Berlino, non è che... No, però ti ricordi dell'ora dell'intervista? Sì, sì, sì. Mi riferisco a quella, cioè sicuramente su questa l'abbiamo superata, anzi, è stato bellissimo, ed è... pazzesco, insomma, il contributo che hai dato a questo progetto che è Convivium. Io sono davvero felicissimo che tu ci sia stato e, insomma, ti attendevo. Grazie di avermi chiamato. Ma anzi, è un piacere, lo sai. Non vedo l'ora di, come dire, abbracciarti, ho voglia di abbracciarti, non so, ti ascoltavo dicendo... Non si può, però te lo faccio virtualmente, ecco, te lo faccio virtualmente. Non vedo l'ora di tornare a Berlino a bermi il caffè più buono del mondo. Esatto, bravo. Ah, io penso che appena le cose si ristabiliranno verrò almeno un paio di mesi in Italia, perché comunque i miei non li vedo a questo punto da ottobre. Insomma, inizia a essere tanto tempo in una situazione come questa, ho veramente voglia di tornare con tutte le precauzioni del caso, ovviamente, vedendo che cosa succederà. Ecco, quindi sicuramente nel caso passerò anche da Milano. Sicuramente troveremo il modo, quando ci sarà modo, di potersi incontrare. Ti ringrazio, lo sai poi, no? Sei una persona importante per me, sia emotivamente, sia perché in qualche modo hai cambiato il corso della mia fotografia. È carina questa cosa. Spero, no? È meglio. Vabbè, non lo so, lo sapremo, spero anch'io. A me pare di sì, però sai, non si sa mai. No, guardate, è quello che senti. No, tantissimo, è meglio. Ed è interessante questa cosa, no? Di quanto l'incontro con una persona ti faccia cambiare di quel millimetro la direzione, e quel millimetro nel tempo si rivela un altro posto, un altro luogo. E tu per me sei stato questo, l'ho già detto diverse volte, no? E quindi ti ringrazio davvero. Ringrazio tutta la chat che è sempre, insomma, bellissima, e dicono immenso Rob, è sempre un piacere ascoltarti. Insomma, ciao ragazzi, purtroppo io non vedo la chat. Dispiace. Allora, adesso dico questo: andate tutti sul canale di Rob, tutti, a guardare il suo ultimo video, così. No, all'ultimo no. L'ultimo, per chi non mi conosce su YouTube, ha un registro un po' diverso, che è una discussione aperta che poi, se avrete voglia, vi vedete.
Ecco, va bene, allora guardatevi tutti gli altri così capite. Esatto. Così, e poi guardate anche l'ultimo. Esatto. E guardatevi anche quelli di Berlino sul mio canale che sono bellissimi. Vi mando un abbraccio, ti mando un abbraccio grande virtuale, è stato un super piacere. Ciao. Ciao Rob. Grazie mille, ciao ragazzi. Ciao.